Se il centro di igiene mentale e il centro diurno sono da riaprire, per consentire la piena ripresa del servizio, al momento non si muove una foglia. Dal 23 ottobre 2017 sono passati quasi 3 mesi. In quella data in asse di Pescara eseguirono un'ispezione dopo l'esposto presentato dal sindacato Nursind e il 13 novembre scorso il sindaco Anna Maria Casini con apposita ordinanza sospese il servizio. La vicenda è finita sul tavolo del TAR che ha dato ragione a Primo Cittadino. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 1 aveva stimato in 60 giorni il tempo necessario per ottemperare le prescrizioni dei NAS. Ma non tutto al momento è stato ancora fatto con gli utenti che continuano a fare la spola a capoluogo di regione per le prestazioni più importanti. La pratica mancante, vale a dire l'autorizzazione per mettere in funzione la struttura, sarebbe ferma sul tavolo del Genio Civile. Chiudere una struttura quindi è semplice, riportarla in auge è decisamente più complicato. E su questo aspetto in tanti stanno spingendo perché il CIM di Viale Mazzini torni presto in funzione. D'altronde la ripresa delle attività recherebbe meno disagi al reparto di medicina nucleare per le prestazioni diagnostiche mensili.